Nova Coop è la Coop del Piemonte, quindi una parte fondamentale del sistema Coop, la grande distribuzione cooperativa, una realtà con più di 8 milioni di soci in Italia. Una realtà così radicata e diffusa per la quale la responsabilità sociale è da sempre un elemento fondante. Occuparsi dei nostri soci, che sono anche dei nostri consumatori, vuol dire occuparsi della loro vita, vuol dire occuparsi di tutti quelli che possono diventare i nostri consumatori, quindi in generale occuparsi del territorio, ma è sempre più anche occuparsi delle persone che in qualche modo interagiscono con Coop, una ricchezza di stakeholder che arriva in Italia ma tocca anche un po' tutto il mondo, perché poi quando andiamo a fare la spesa sugli scaffali troviamo prodotti che arrivano praticamente da qualunque paese. Occuparsi di responsabilità sociale vuol dire andare ad analizzare il lavoro che facciamo, cercare di leggere i dati, trovare l'utilità di questi dati per avere indicazioni sul futuro e avere anche poi la capacità e l'impegno di raccontare questi dati ai nostri soci che di fatto sono la proprietà della cooperativa. Nell'incontro al Salone andremo a presentare come Coop è arrivata a occuparsi di responsabilità sociale, partendo proprio dagli inizi, e sono degli inizi veramente lontani. Le Coop nascono più di 150 anni fa come risposta alla rivoluzione industriale per dare sbocchi lavorativi e sbocchi di qualità della vita a persone in condizioni svantaggiate. E andremo poi ad analizzare un progetto in specifico che si chiama Coop Academy ed è particolarmente interessante perché è un progetto rivolto ai giovani, fascia di età 20-25 anni, ed è un progetto che punta molto sul protagonismo giovanile. Con Coop Academy, Coop crea momenti di formazione per dei ragazzi, dandogli metacompetenze che non sempre riescono ad avere con l'università, come fare un business plan, come il co-working, come presentare un progetto ai potenziali finanziatori, quindi anche la parte di fundraising. E non solo dà le competenze, ma poi aiuta concretamente a realizzare questi progetti. Quindi in varie città del Piemonte, sedi universitarie, sono partiti dei progetti che poi sono stati concretamente realizzati con un approccio realmente win-win. Noi come Coop ci siamo portati a casa, diciamo, delle iniziative interessanti, i ragazzi hanno guadagnato competenze e visibilità che possono spendere poi nel mondo del lavoro.